futuro remoto in fondo è città della scienza. Ricordo a tutti che noi siamo nati intorno a questa iniziativa, che piano piano quella futuro remoto è diventata città della scienza e ritorna in questa circolarità che veniva richiamata all'origine, perché è bene ricordare le tradizioni e anche ancora una volta Vittorio Di Messina, che è quello che ha avuto questa visione, questa idea visionaria di una scienza che fosse in qualche modo portata di tutti, fruibile, comprensibile, intelligibile e non qualcosa di nicchia o delitante. Città e la scienza deve avere un ruolo molto importante nella trasformazione della città, che la trasformazione della città, la trasformazione dell'area metropolitana è anche una trasformazione culturale, come ho detto oggi, quindi deve, il lavoro che noi dobbiamo fare insieme alle scuole, insieme alla cittadinanza, è quello di lavorare proprio sulle competenze, sulla conoscenza e la consapevolezza scientifica dei cittadini. Questo è l'unico modo per poter affrontare le transizioni in maniera consapevole e Città della Scienza potrà e dovrà avere un ruolo centrale in questo lavoro che faremo. Devo dire, ci tenevo particolarmente ad esserci qui, perché tutti i miei rapporti con il Presidente, con Riccardo, il mio rapporto storico con Città della Scienza, qua ci venivo da ragazzino, quindi avere la possibilità adesso di venirci dopo le tante cose, tante fasi, da sindaco mi consente di parlare di Città della Scienza anche sotto una prospettiva diversa, perché io non voglio fare un discorso politico, anche se forse da sindaco dovrei fare un discorso politico, poi faccio anche un accenno alla politica, perché il tema di Città della Scienza è anche il tema della ripartenza di Bagnoli, e io diciamo adesso da qualche giorno, o tra qualche giorno, non è ancora ben chiaro, come sindaco sarà commissario di Bagnoli, quindi anche su questo punto voglio fare una considerazione. Io invece mi voglio collegare a un aspetto importante, che è dal mio punto di vista, che è il ruolo, che è il rapporto forte che c'è tra le transizioni e le città. Perché, diciamo, le città sono il luogo delle transizioni. Nel senso che oggi noi abbiamo a livello globale sempre di più una, diciamo, urbanizzazione della popolazione. Da diversi anni la popolazione urbanizzata ha largamente superato la popolazione non urbanizzata, soprattutto nei paesi più sviluppati. La gran parte della popolazione è concentrata nelle città e nelle grandi aree metropolitane. Napoli in fondo è un esempio, perché Napoli è 1 milione di abitanti, la grande metropolitana di Napoli 3,5, l'ottava area metropolitana di Europa. Quindi noi siamo immersi in questa dimensione. E quindi le città diventano il luogo delle transizioni, cioè il posto dove le transizioni si sperimentano, si realizzano e dove poi i benefici presunti o, diciamo, reali che le transizioni determinano si misurano concretamente con l'apporto con le persone. Ecco, io su questo volevo fare una considerazione anche per dare una mia lettura a quello che deve essere anche poi, dal mio punto di vista, insomma, uno dei ruoli che Città della Scienza deve avere nel futuro. Le città sono un sistema estremamente complesso. All'interno, lo ricordava prima Filippo, noi viviamo in un mondo che è fatto di grandi complessità. Lui ha citato due complessità: la velocità del cambiamento e la densità delle interconnessioni, perché chiaramente abbiamo un mondo sempre più interconnesso. Le città hanno un terzo fattore di complessità, che è la densità delle persone, cioè sono luoghi che sono fortemente abitati. Questo che cosa determina? Che le città sono, diciamo, il luogo dove più c'è, diciamo, la sperimentazione di come noi possiamo cambiare il mondo. Ecco, quando parliamo di transizione digitale, di transizione ambientale, di transizione ecologica, è chiaro che le città rappresentano un po' la vera sfida. Quando parliamo di transizione digitale, parliamo sempre più di città intelligenti, di smart city,
di infrastrutture intelligenti, di servizi intelligenti. Quando parliamo di transizione ecologica, è chiaro che il luogo dove più si impatta sia il cambiamento climatico che l'uso della, diciamo, delle risorse fossili sono proprio le città, le isole di calore, la necessità di avere la possibilità di avere sistemi di produzione e di gestione dell'energia che siano completamente decarbonizzati, quindi l'uso di idrogeno. Cioè, quindi ci rendiamo conto che siamo completamente immersi in questo grande cambiamento. Ma qual è la grande transizione dal mio punto di vista che è alla base delle altre due transizioni, cioè la transizione digitale e la transizione ambientale? È la transizione culturale delle persone. Cioè, noi spesso pensiamo che con l'uso delle tecnologie noi risolviamo i problemi del mondo, e quindi, insomma, questo è quello che un po' ognuno di noi pensa, lo dovremmo pensare tutti, anch'io che diciamo da ricercatore e da ingegnere, la, diciamo, il primato della tecnologia rispetto alle persone. Penso che gli ultimi anni ci hanno dimostrato che il primato delle persone sulla tecnologia esiste sempre. Cioè, se noi non siamo in grado di educare le persone al cambiamento, quindi di renderle protagoniste del cambiamento, alla fine il cambiamento o non si realizza o si realizza male, perché diventa un cambiamento di pochi e un cambiamento di tutti. Allora io credo che questa è la vera sfida che noi abbiamo davanti. Oggi abbiamo, non dico un surplus, perché non c'è mai un surplus di tecnologie, abbiamo un deficit di conoscenza, competenza e consapevolezza da parte dei cittadini. Cioè, i cittadini devono essere messi in condizione di diventare protagonisti di questi cambiamenti. E per far questo devono essere educati. Devono essere educati nel senso ampio e alto di questa parola. Cioè, devono acquisire consapevolezza, devono acquisire strumenti di conoscenza, devono acquisire un metodo scientifico. Noi oggi il dibattito del momento è sull'uso dei vaccini, sulla necessità che le persone si vaccinino e su quante resistenze ci sono. Adesso in un ragionamento, il fatto che il vaccino aiuti a salvarsi sembra una cosa ovvia, eppure c'è una parte della popolazione non piccola che non è convinta. Ecco, questo ci deve far capire quanto è importante l'aspetto dell'educazione, della consapevolezza, della conoscenza, del metodo nel cambiamento della società. Per questo motivo io credo che il ruolo di un'istituzione come Città della Scienza diventa un ruolo fondamentale, perché diventa il luogo che il tramite tra gli scienziati e la popolazione del trasferimento della consapevolezza scientifica. Ecco, questa è una funzione strategica, noi abbiamo parlato, insomma, noi abbiamo anche parlato tanto, anche un po' questa norma di cui che citava Riccardo sul sostegno dei musei scientifici, un po' anche figlia di questa consapevolezza, di quanto sia importante in un paese che ha una grande tradizione umanistica, straordinaria, ma ha sempre avuto un po' una certa ritrosia a una competenza scientifica diffusa, quanto sia importante che, diciamo, che questa coeducazione scientifica venga distribuita dappertutto. Lo dobbiamo fare con i giovani, i ragazzi, il ruolo delle scuole è fondamentale, quindi la funzione che fa della Città della Scienza è fondamentale, ma lo dobbiamo fare con i cittadini, lo dobbiamo fare con le persone anziane. Quando oggi noi parliamo di transizione digitale, devo dire, quando sono diventato sindaco, poco più di un mese, però diciamo, vedo il mondo, insomma, da una prospettiva diversa. Quando noi parliamo di transizione digitale, tutti quanti siamo contentissimi del fatto che, diciamo, abbiamo salutato con grande soddisfazione il fatto che noi con lo SPID possiamo scaricare i certificati da casa. Quindi io, quando ognuno l'ha visto, questa è la scoperta, diciamo, è il luogo di colore.
E poi io ho ricevuto un sacco di messaggi da persone anziane che hanno scritto dicendo: ma non è che adesso si possono fare solo da casa, perché io non lo so fare. C'è un posto dove non sa andare. Cioè, nel senso, come un'evoluzione tecnologica che sembra ovvia, sembra naturale, per alcuni diventa invece una barriera, perché non hanno gli strumenti per poterla utilizzare. Quindi il ruolo della transizione culturale, di supportare la tecnologia con l'educazione, la conoscenza, ma fatto nella maniera più diffusa possibile, è la vera sfida che dobbiamo dare. Questo lo devono fare le università, questo ovviamente lo devono fare gli enti di ricerca, lo devono fare le scuole, ma lo devono fare le istituzioni, l'Università della Scienza, che credo che questa è la missione che deve avere nei prossimi anni, essere un grande hub di educazione della transizione, deve guidare la transizione culturale, lo deve fare soprattutto in questa città, che è una città che vive di grandissime eccellenze, di grandissime competenze e della percentuale più alta di italiani di abbandono scolastico, quindi ci sono delle grandi, dove c'è il giorno e la notte di tutto, quindi dove ci sono le grandi differenze nel paese. La vera sfida che noi dobbiamo mettere in campo è questa. Io credo che il Comune si debba molto impegnare in questo, e anche la città metropolitana, in questo partenariato con la Città della Scienza, ne parleremo, perché il Comune deve ritornare alla Città della Scienza, deve fare anche la città metropolitana, perché noi dobbiamo guardare la dimensione metropolitana di questo sistema, di questo complesso, e lo deve fare anche in questa grande trasformazione di Bagnoli. Noi viviamo in un luogo sospeso, un posto che ha grandi pronti, su cui si riversano le grandi aspettative degli ultimi 30 anni, ma assolutamente immobile. Cioè, io dico sempre, quando si scende da Corogno da 30 anni, si vede sempre lo stesso panorama, non è cambiato niente. Ecco, però in questo luogo dove si parla tanto ovviamente di creare una trasformazione urbana che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, che guardi alle nuove tecnologie, che guardi al digitale, avere un luogo importante che sia un faro della transizione culturale della città mi sembra molto molto importante, mi sembra il luogo naturale, e mi auguro che poi anche nei prossimi mesi potremo finalmente sbloccare la vicenda nostra, insomma, della ripresa dei lavori di Città della Scienza, e della soluzione migliore, perché penso che Napoli e l'area metropolitana di Napoli ha bisogno di Città della Scienza, e Città della Scienza è un pezzo importante della città, quindi questo percorso è un percorso che faremo insieme, e dirlo qui, parlando di transizione, mi sembra il posto giusto per farlo. Grazie. Grazie. Grazie mille.